Molti sostengono che l'Europa sia ormai paganizzata. È vero secondo te? Purtroppo sì. L'Europa, nata su base cristiana, ormai è paganizzata. Basta girare in Europa per accorgersi con che difficoltà è possibile reperire delle messe. Ad esempio a Le Havre, in Francia, che è un porto estremamente anche importante, la messa prefestiva del sabato c'è soltanto in cattedrale, soltanto una messa in una città come Le Havre, con un certo movimento, quindi anche di porto, eccetera. Ormai c'è il rifiuto di Gesù e della sua parola. L'Europa è aperta invece al multiculturalismo, alle più svariate religioni, da quella laicista, della Dea Ragione che sappiamo, a tutte le varie modalità religiose. E questo ha comportato, secondo il punto di vista cristiano, a un paganesimo, al rifiuto della parola di Dio. L'Europa, che ha scelto l'emblema della stella a cinque punte, che la si vede ovunque nei simboli europei, quindi pentalfa massonico, che è stata voluta dai massoni, e chiaramente ha portato al rifiuto di Gesù Cristo. E quali sono state le cause? Le cause sono state diverse, soprattutto c'è stata una strategia sottile che progressivamente ha eroso il cristianesimo. Si è cominciato con il discorso, ad esempio, dell'accoglienza, per cui per non offendere le opinioni religiose degli altri si è rinunciato alle proprie convinzioni religiose. Quindi il famoso dialoghismo, che dialogo è ben altra cosa, ha praticamente portato alla biura delle convinzioni cristiane, della nostra religione e della parola eterna di Dio. L'ausilio dei mass media, asserviti al potere in larga parte, ha portato a questo. Quindi, se noi pensiamo ad esempio che, per citare uno tra i tanti esempi, il problema delle adozioni gay, delle unioni civili, dell'omosessualità, riguarda, secondo statistiche accreditate, circa l'1,2-3% della popolazione. E questo 1,2% ha imposto questa problematica a tutto il resto, per cui anche in Italia abbiamo visto dibattiti politici, eccetera, mass mediatici su questo tema, che riguarda l'1,3% della popolazione. Chiaro, è avvenuto perché ci sono dei poteri forti che sostengono questi. Quali sono questi poteri? Leggiamo, se noi leggiamo due libri scritti da due ex massoni, uno è Io servivo Lucifero senza saperlo, del maestro massone, ex maestro massone Abad Gallardo. Lui spiega questo, che il divorzio, l'aborto, le unioni civili, eccetera, sono volute dalla massoneria, soprattutto dalle logge femminili massoniche. Leggete il libro di Ballardò e scoprite questo. Oppure anche l'altro libro, J'étais franc-maçon, io fui massone, del dottor Maurice Medico Queyer, pure lui non tradotto in italiano in Italia, chissà perché, che anche lì appunto denunciano l'opera della massoneria a vari livelli economici, politici, sociali, mass mediatici, che quindi ha praticamente convinto, ispirato molte persone ad operare in senso, noi diremmo, contrario a ciò che dice l'eterna parola di Dio. Poteri molto forti, chiaramente. E quindi siamo arrivati a questa conclusione che tutti possono osservare. E ritieni che esista qualche possibile rimedio? Il rimedio ce l'ha suggerito la Madonna da Međugorje, quando ripetutamente ha invitato i cari figli a vivere e a diffondere i suoi messaggi. E quali sono i suoi messaggi principalmente? La preghiera incessante, soprattutto dal rosario, ciò che ha detto anche a Fatima a Lourdes. Fatima si è proclamata la regina del rosario per ragioni che ho spiegato in altre parti. E l'accostamento frequente all'Eucaristia,
alla confessione, la lettura quotidiana della Bibbia dopo la preghiera, ovviamente per viverla, sia chiaro, solo per conoscere, il digiuno, eccetera, sono quelli principali. E attenzione, che la Madonna è apparsa a Medjugorje allora a cavallo tra il mondo greco ortodosso, cristiano, musulmano, ateo comunista, quando è apparsa la Madonna, questo era il mondo ai suoi piedi, e tutti, ha invitato tutti a vivere ciò che il Signore ci ha insegnato 1000 anni fa, ha ricordato soltanto questo, quindi quelli che sono poi i cardini, la preghiera, i sacramenti, eccetera. Quindi non è che ha personalizzato gli inviti, per cui se uno è musulmano segue i suoi dettami, se uno è laico faccia il buono nel suo laicismo, se uno è che so animista, eccetera. No, ha invitato tutti a vivere l'eterna parola di Dio, che comprende il Vangelo, perché la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, che comprende quindi il Vangelo, mio figlio Gesù, tante volte ripete, e per la pace è invitato a pregare. Quanti cosiddetti cari figli, compresi papi, cardinali, vescovi, preti, catechisti, cattolici vari, vivono il messaggio della preghiera incessante? Qualcuno potrà dire che Medjugorje non è ancora stata riconosciuta, nonostante prodigi, eccetera, conversioni a gogo. Però allora prendiamo Fatima, la Madonna Fatima ha detto questo, di pregare tutti i giorni il rosario intero. Quanti, ripeto, papi, cardinali, vescovi, preti, laici, pregano il rosario intero che la Madonna ha richiesto a Lourdes, attraverso Bernadette, e a Fatima, se non piace Medjugorje, vivono questo, dove è stata riconosciuta e dove i papi vanno in pellegrinaggio. E vive la profezia, tutto lì segreto. Vivere il Vangelo, se vivessimo il Vangelo dove c'è scritto di amare il prossimo come se stessi, di fare al prossimo ciò che vorremmo che venisse fatto a noi stessi, andremo meglio. Invece no, preferiamo servire il principe di questo mondo che ci fa credere, come il paese dei balocchi, lucignolo, che così ci porterà la felicità. Difatti siamo pieni di depressi, siamo pieni di drogati, siamo pieni di malattie di ogni genere e anche molte di carattere di trasmissione sessuale, piaccia o no a qualcuno, chissà perché. Ecco, questo è il risultato invece della disobbedienza alla parola di Dio. L'Europa, se vuole salvarsi, deve ritornare all'origine, quindi al cristianesimo, a pregare, e soprattutto bisogna offrire molte messe, non il concetto che si sta facendo avanti adesso, più massa, perché questa è una nuova teoria, più massa, meno messe, perché ogni messa, come spiegava giustamente il padre Zoffoli, di per sé ha un valore infinito, perché c'è la presenza di Cristo e colui prega anche sua madre, noi preghiamo con Gesù. Ogni messa in cui Gesù, tramite la celebrazione del sacerdote, si fa vivo e reale, ha un valore infinito. Quindi più messe, non meno messe e più massa. Grazie.